Un finale rocambolesco permette al Castelfidardo di espugnare il comunale di Castelnuovo e confermarsi autentica bestia nera della formazione neroverde. Alcune defezioni costringono mister Di Fabio a cambiare. Così tocca a Manari dal primo minuto prendere il posto dell'infortunato Stefano D'Egidio. In porta spazio ancora per Olivieri, in difesa si ferma Fogli al suo posto, gioca Morganti, mentre torna titolare Casimirri a centrocampo, confermata la coppia Croce e Loviso. Il Castelfidardo, in crisi di risultati, al comunale deve rinunciare a Giambè, squalificato, oltre agli infortunati Monachesi e Rinaldi. Così Maurizio Lauro sceglie Didio, a cui affida la cabina di regia. In avanti, con Giampaolo c'è Perpe Pai, dirige l'incontro Marco Marchioni di Rieti. I neroverdi partono subito forte e cercano di approfittare di una dormita della difesa con Fagioli, bravo a rubare palla a Zeetti, che commette fallo sullo stesso attaccante. Per il direttore di gara è calcio di rigore, ma richiamato dal primo assistente rettifica la posizione del fallo e assegna un calcio di punizione dal limite che lo specialista Loviso calcia alto sulla traversa. La risposta del Castelfidardo arriva 4 minuti più tardi con Cusimano, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. Molto propositivo Manari sulla sinistra, che si guadagna un calcio d'angolo sul quale Casimirri per poco non riesce a trasformare in gol. Vantaggio però che arriva alla mezz'ora. Ancora Manari, inarrivabile sulla sinistra, cross in area di rigore, l'uscita di David è incerta, così dalle sue parti ne approfitta Fagioli, che porta in vantaggio i suoi. I marchigiani faticano a trovare Pertuggi per far male ai padroni di casa, che provano con Emilia ad andare al riposo sul doppio vantaggio. La conclusione però sul primo palo del numero 10 è parato a terra dall'attento David. Stessi 22 in campo all'inizio ripresa, che si apre con la potenziale occasione del pareggio per Giampaolo, che, smarcato dal passaggio all'indietro di Mataloni, calcia in malo modo fuori dallo specchio della porta. All'undicesimo, in raddoppio del Castelnuovo, Fagioli sradica il pallone a Puca sulla tre quarti e si invola verso l'area di rigore. Qui David lo atterra per Marchioni di Rieti, calcio di rigore ed ammonizione per l'estremo ospite Fidardense. Dagli 11 metri perfetta l'esecuzione di Loviso, che fa 12 in campionato. Nemmeno il tempo di esultare, che il Castelfidardo però accorcia le distanze. Giampaolo, il più lesto di tutti a raggiungere un pallone vacante al limite dell'area di rigore, con il destro infila nell'angolino Olivieri. Subito il colpo, il Castelnuovo non si scompone e prova a congelare il risultato con Fagioli, ma il suo colpo di testa viene deviato in corner da David. Ancora Castelnuovo prima della mezz'ora, pericoloso con Emilli, che, smarcato da Manari, non riesce a indirizzare in rete il pallone. Alla mezz'ora però il Castelfidardo fa le prove del pareggio con Firmani, che sparacchia addosso a Olivieri, bravo a respingere di piede. Pareggio che arriva 7 minuti più tardi con Braconi. Per lui è un gioco da ragazzi mettere la sfera in fondo al sacco dopo la bella giocata di Giampaolo su Terenzio. A questo punto il Castelnuovo si sbilancia in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, ma presta il fianco all'ultima letale ripartenza bianco-verde con Didio, il quale pesca solo in area di rigore per Pepai, bravo di destra a battere Olivieri con una rasoiata forte e precisa. Nell'azione del gol vengono a contatto Giampaolo e Loviso, tra i due anche qualche parola di troppo e per loro doccia anticipata. Gioia per i fidardensi al triplice fischio finale per questa vittoria in rimonta, che proietta la formazione di Lauro a 32 punti in classifica. Mastica amaro il Castelnuovo in vantaggio di due reti fino al decimo del secondo tempo, che non riesce ad approfittare dello stop di Notaresco e Campobasso. La mia squadra penso che abbia fatto forse la più bella partita della stagione, contro un avversario che sapevamo forte e che non gli abbiamo fino a quel momento concesso niente. Poi purtroppo gli episodi, no, poi ti cambiano le partite. E abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, non l'abbiamo chiusa, alla fine queste palle buttate in avanti, rimpalli vinti, abbiamo perso una partita che ha dell'incredibile secondo me. Quanto l'uscita di Morganti ha cambiato la partita in negativo per il Castelnuovo? Non ce ne voglia Olivi, ma Morganti oggi aveva una forza in più, una marcia in più sulla corsia. Sì, no, Jacopo sicuramente ha fatto una grandissima partita e gli ho chiesto se ce la faceva a rimanere in campo, proprio perché stava facendo benissimo il suo compito e purtroppo ha avuto i crampi e non è riuscito a stare in campo. Poi sicuramente se abbiamo perso la partita non è per colpa di Olivi. Ho detto prima della partita ai ragazzi che se fossimo stati bravi oggi a vincere questa partita, che la ritenevo forse la più difficile, molto probabilmente saremmo usciti a vincere anche con altre squadre.
e hanno fatto, ho detto, non posso rimproverare assolutamente niente, perché hanno fatto una partita a livello tattico impressionante, hanno con grande personalità. Quanto è importante questa vittoria, arrivata in questo modo e su un campo così difficile per il futuro del Castelfidardo? No, questo per noi era importantissimo, è una partita che io temevo, un po' per la classifica, perché ho detto veniamo da due sconfitte e dietro ci sono squadre molto forti e noi dobbiamo guardarci sempre prima, diciamo, le spalle, fra virgolette, perché ci sono squadre importanti alle nostre spalle che vogliono salvarci, quello che vogliamo fare noi. E quindi una partita che temevo anche per la situazione un po' psicologica, venivamo da due partite giocando bene ma comunque che pesano, perse con la pausa, quindi abbiamo lavorato due settimane senza giocare. È una partita che un po' temevo l'impatto, e infatti il primo tempo, diciamo, non dico che non siamo scesi in campo perché non abbiamo fatto male, e che poi dopo ci siamo un pochino sciolti dopo il gol, abbiamo smesso di giocare, quando abbiamo giocato male e non volevamo la palla, diciamo così. E secondo tempo, diciamo, è stata una scelta di cercare, diciamo, di togliere un po' di preoccupazione ai giocatori, giocare un po' meno, di verticalizzare un po' di più, e poi dopo alla fine con le punte un po' più strette sono stati bravi a metterli in difficoltà e abbiamo recuperato la partita.